a tutti. In questo esperimento vogliamo studiare lo spettro di emissione del nostro Sole. Per fare questo, iniziamo l'attività studiando lo spettro di emissione di un LED a luce calda, per capire anche se diciamo, come dire, per avere un confronto oggettivo con dati presenti in letteratura e capire se il nostro esperimento, diciamo, ha un senso oppure no. Quindi dotiamoci di uno smartphone su cui è installato Physics Toolbox, in particolare con l'applicazione Luxmetro. Qui abbiamo dei filtri che sono quelli utilizzati per i flash della fotocamera. Sono dei filtri molto, molto interessanti perché lasciano passare solo una determinata lunghezza d'onda dentro una banda di 10-20 nanometri. Li poniamo ogni volta sopra il nostro sensore di luminosità e di conseguenza registriamo la variazione di luminosità. Questi dati poi li prenderemo e li analizzeremo con la nostra calcolatrice grafica. Vedete qui il filtro giallo è quello che fa passare, diciamo, la maggior parte dell'intensità luminosa. Quindi analizziamo tutti questi dati, prendiamo il valore della lunghezza d'onda dei filtri che sono tabulati, cioè quindi per il giallo, per il rosso e così via, e vediamo cosa viene fuori. Analizziamo ora i dati raccolti attraverso il nostro smartphone, quindi proveniente da una lampada a LED calda. Vedete, qui abbiamo la lunghezza d'onda in nanometri, che spazia dai 380 nanometri in base ai filtri fino ad arrivare ai 710 sul violetto, e qui invece i lux, quindi l'intensità luminosa, così come sono stati misurati. A questo punto, utilizzando il tasto DOC, quindi su Inserisci, inseriamo dati e statistiche, quindi su X mettiamo lambda in nanometri e su Y in lux, abbiamo così lo spettro di emissione della nostra lampada a LED. Uniamo i punti dati. E vediamo, confrontiamo questo spettro con quello invece trovato in letteratura. Qui vedete abbiamo la possibilità, l'ho già visualizzato, insomma, una tipica LED a luce bianca. Vedete che qui abbiamo un picco tra intorno ai 450, vediamo se è comparabile più o meno col nostro, diciamo sì, siamo intorno ai 420x30, ma teniamo conto che l'errore è intorno ai 20 nanometri, perché comunque il nostro filtro è stato, diciamo, l'analisi è stata presa confrontando, diciamo, con il colore. Con il colore preso dallo spettro. Abbiamo un minimo intorno ai 460-470, così come si evidenzia anche qui, e ci siamo, e un picco sul verde intorno ai 570-580. Qui ci siamo perché vedete il picco intorno ai 570-580 per poi diminuire. Quindi effettivamente, diciamo, i nostri filtri funzionano e funzionano molto bene. A questo punto vediamo come applicarli al nostro sole. Ciao a tutti, con una bellissima giornata di sole come oggi non possiamo non riprendere l'emissione di luminosità in funzione della lunghezza d'onda da parte del sole. Abbiamo qui la nostra app Physics Toolbox, si vede con il nostro luxmetro. Allora, abbiamo intorno ai 10.000 lux, aggiungiamo sulla calcolatrice, proviamo sulla banda arancione. Ok. Adesso poi andremo in laboratorio a analizzare i dati. Passiamo ora ad analizzare i nostri dati di luxmetri, quindi intensità luminosa, al variare della lunghezza d'onda. Qui ho creato all'interno, utilizzando la calcolatrice grafica, insieme ai miei studenti, ho una colonna con la lunghezza in nanometri. Vedete, passo dai 380 nanometri del violetto mi sposto fino al rosso a 710. Qui ci sono i lux, quindi intensità luminose per le diverse lunghezze d'onde. Ho utilizzato, ripeto, ancora i filtri, quelli che si usano diciamo, per chi i fotografi usano per metterli davanti al flash. Sono filtri a banda molto stretta, cioè significa che lasciano con un errore di 10-20 nanometri, lasciano passare la lunghezza d'onda solo all'interno di quella banda di colore. A questo punto, diciamo, da doc. Come al solito vado su Inserisci, inserisco un foglio di dati statistiche, eccolo qui, così riportato, unendo le linee, diciamo,
ottengo la curva dell'intensità luminosa in funzione della lunghezza d'onda. Questa curva vogliamo confrontarla invece con una curva più interessante che qui riprendiamo, che è la curva, diciamo che è la radiazione di corpo nero, vedete, è la curva descritta da Planck. Questa curva è, io l'ho qui riportata, è del tipo A per x alla terza diviso B che moltiplica E alla C per x meno 1. Vedete questa curva, insomma è una curva, vi invito a leggere tutta la storia perché in pratica sostanzialmente questa curva insomma è un po' fondamentalmente alla base anche della meccanica quantistica perché dice che se noi consideriamo una scatola, adesso lo dico in maniera molto semplice, una scatola che assorbe tutta la radiazione e diciamo, la emette come se su questa scatola ci fossero delle molle, degli oscillatori armonici, e lo fa in maniera discreta, cioè quindi emette solo pacchetti. Questa curva, beh, risolveva alcune cose particolari, tipo la catastrofe dell'ultravioletto. Comunque, al di là di questo, a me quello che a noi ci interessa è che esiste una relazione, diciamo, tra la lunghezza d'onda e la temperatura, diciamo, del corpo nero. Ora il Sole si comporta esattamente come un corpo nero e la massima emissione, vedete, qui si ha intorno al giallo e siamo intorno ai 6000 gradi Kelvin. Andiamo a confrontare la nostra, vedete, se le curve che ne appaiono è molto molto simile, noi siamo in una banda dai 380 ai 710. Vedete qui la forma, anche qui insomma siamo esattamente in una banda molto stretta, quindi noi fondamentalmente stiamo guardando questa zona, okay? Quindi vedete che sembra un po' una sorta di campana, riguarda un po' la nostra, comunque il nostro picco massimo si ha intorno ai 600 nanometri, quindi un po' meno dei 6000 Kelvin, siamo intorno ai 5800 Kelvin. Andiamo a scrivere quindi temperatura superficiale Sole su internet, andiamo a vedere, siamo intorno ai 5778 gradi Kelvin, insomma è un valore davvero interessante, valore che noi possiamo anche ricavare, vediamo in che modo. Vediamo quindi come ricavare la temperatura del Sole utilizzando quella che è chiamata legge di Wien, cioè che ci dice che il prodotto della temperatura e lunghezza di massima, diciamo, emissione luminosa è una costante, la costante B è questo valore che trovate. Alla fine io apro sulla calcolatrice, vedete, apro, diciamo, sì, sulla calcolatrice, ho questo calcolo. Nel mio caso l'emissione massima è venuta intorno al giallo, vedete qui, io ho segnato il giallo intorno ai 570, 600 nanometri. Questo valore, insomma, a me dà una temperatura intorno ai 5000 gradi Kelvin. È chiaro che la temperatura superficiale del Sole è intorno ai 5700, non siamo così lontani, ma bisogna ripetere, diciamo, bisogna tener conto anche che il nostro filtro, soprattutto quando siamo sul giallo, insomma, ha una larghezza di banda dichiarate intorno ai 20, 30, 40 nanometri, quindi sostanzialmente noi qui stiamo andando tra i 520 e i 620 nanometri, e quindi insomma la temperatura del Sole siamo intorno ai 5-6 mila gradi Kelvin, così ci aspettavamo. Vedete, con un esperimento davvero molto molto semplice, ripetiamo, insomma abbiamo utilizzato dei filtri passabanda, utilizzando la calcolatrice grafica abbiamo elaborato lo spettro di emissione di una lampada a LED a luce calda e poi l'abbiamo confrontato con il sole. Una prova di competenza davvero, davvero, davvero affascinante. Ciao a tutti.